tutti, sono Valerio Ferrero di EDAP, responsabile della ricerca e sviluppo nel punto del prodotto iFortask con cui siamo in partnership con Orchestra. Abbiamo avuto la possibilità di aumentare, come dicevamo, l'esperienza di un utilizzatore sul campo, appunto andando a ridurre quelli che sono i temi di spostamento interno alla fabbrica, quindi in un'ottica molto orientata a quella che è un approccio lean, quindi per andare a ottimizzare anche quelli che sono gli sprechi che possono esserci in fabbrica, dato da dover spostarmi da bordo macchina fino al PC o al PLC in cui devo andare a operare. In questo caso si vanno a ridurre questi spostamenti, poi ho anche aumentato la precisione perché tutti i controlli che vengono effettuati direttamente sul pezzo. Come possiamo vedere poi al dimostratore, l'operatore ha sugli occhiali direttamente tutte le informazioni di controllo del monitoraggio che ci vengono forniti dal MES, quindi abbiamo una filiera che mi porta i dati, mi permette di effettuare la misurazione e verificare la produttività attraverso la macchina che sia tutto conforme, quindi in ottica di quality assurance, che sia conforme alle attese di prodotto per poi avere un pezzo che sia appunto abbia altri livelli di standard di efficienza. Per fare questo, veicoliamo i dati verso l'operatore, che per noi è il punto centrale dell'esperienza, in diverse modalità. Abbiamo una base dati aziendale che ci permette di veicolare appunto informazioni sempre puntuali rispetto alla produttività, piuttosto che avere in caso di, appunto, di controlli di qualità, sistemi esterni con cui ci siamo integrati che creino di fatto delle attività sulla nostra piattaforma per andare a richiedere informazioni. Sistemi che in questo caso ci forniscono anche dati macchina per avere un riscontro diretto durante la lavorazione, quindi l'operatore può andare a avere il pezzo finale davanti, accedere alle informazioni di macchina per verificarne lo stato e poter andare appunto a eseguire tutta una checklist, un audit di qualità di questo macchinario. Oltre a questa tipologia di integrazioni, nel caso ci fossero, non il caso che abbiamo qua in esame, ma nel caso ci fossero anche problemi al macchinario, può anche utilizzare lo stesso approccio per andare a gestire eventuali richieste di supporto e quindi attivare, oltre alla fase di auditing, anche un supporto in tempo reale con un esperto che può essere delocalizzato. Quindi, rispetto a una sede centrale, possiamo andare ad operare con tutte le varie succursali e quindi anche annullare di fatto le distanze, perché con la realtà mista possiamo andare a portare di fatto il tecnico esperto sul campo insieme all'operatore che va ad effettuare le lavorazioni. Come vediamo, la nostra soluzione iFortask è applicabile a diversi ambiti della produttività. Può essere utilizzata sia in fase di, appunto, di quality assurance, di manutenzione, piuttosto che di ispezione, ma fa anche parte di un processo più articolato che va anche parte con la fase di training, in cui l'operatore che vado a supportare, a cui vado ad assegnare magari un'attività, non è l'operatore esperto e quindi permette di fare un trasferimento di conoscenze, sempre da una realtà centrale verso operatori dislocati sul territorio. Allo stesso modo ci permette di andare a aumentare la qualità dei processi, l'oggettivazione delle attività, perché possiamo attraverso vari tool andare a richiedere misurazioni, apporti fotografici e altro, e anche avere tutta la gestione di quella che può essere una fase finale di magazzino, quindi quelle che nascono come informazioni di prodotto per i controlli di qualità possono essere anche informazioni di picking per poter andare a verificare la quantità prodotte piuttosto che alla preparazione e finalizzazione degli ordini. Quindi un processo che va a coprire tutte le fasi della produttività.